Lunedì 28 agosto, benvenuti al TGL News. In primo piano un allarme che arriva dagli agricoltori di pianura, in particolare in questo caso nella zona tra Gossolengo e Quarto, perché c'è una vera e propria invasione di cinghiali. I campi sono oggetto in questi giorni di mietiture e quindi gli animali selvatici non hanno più in qualche modo il luogo dove potersi riparare e dunque sono molto ben visibili nei campi, anche nei canali a rinfrescarsi. Un allarme perché insomma le colture sono sempre minacciate da questi animali selvatici, sono in gran numero, in particolare questa è l'anomalia anche in pianura a ridosso delle strade. Abbiamo parlato del grande caldo, durerà ancora fino a giovedì. Sembrava conclusa nei giorni scorsi l'ondata di temperature estreme africane anche su Piacenza. In realtà negli ultimi giorni, come tutti vi sarete sicuramente accorti, c'è stato un ritorno appunto di queste temperature anomale sopra i 35 gradi. Dureranno, secondo gli esperti, fino a giovedì. Poi da venerdì alcuni temporali spezzeranno la grande calura, porteranno un po' d'acqua, ma soprattutto riporteranno la colonnina di mercurio e il termometro nelle medie stagionali, in quelle di fine estate. Come ogni lunedì poi grande spazio allo sport, purtroppo è agrodolce il bilancio delle squadre piacentine di Serie C, perché il Pro in casa ha battuto 3-1 la Giana, mentre il Piacenza è stato sconfitto per 2-0 a Monza. Tutto questo non solamente nel nostro sito, non solamente nel TGL, ma anche in zona calcio, perché la trasmissione di Telelibertà torna questa sera a partire dalle 20:20, dunque tanti appuntamenti su Telelibertà e sul nostro sito liberta.it.